per Tic Web TV, quest'oggi in nostra compagnia un ospite d'eccezione, Paola Gianotti, un volto non nuovo per Ivrea perché soprattutto per quanto riguarda il campo della comunicazione ha fatto tante cose su Ivrea, ma adesso partirà da Ivrea per un'impresa decisamente spettacolare. Paola, raccontaci tu di cosa si tratta. Sì, ho deciso, innanzitutto grazie per avermi ospitato, ho deciso di fare il giro del mondo in bici, eh, fare il giro del mondo in bici vuol dire fare 30.000 km. In, in giro per il mondo, quindi toccare tutti i continenti e ehm, vuol dire fare 30.000 km per cercare di battere il Guinness dei primati. Infatti, l'ha fatto una sola ragazza l'anno scorso, che si chiama Giuliana Buring, ehm, e l'ha fatto in 152 giorni. Um, fare questo giro eh, significa è un'impresa per me non solo un'impresa sportiva grande perché non sono una professionista e quindi fare 220 km al giorno sono tantissimi, però è anche un'impresa umana, sociale perché ho anche tanti progetti collaterali insieme a questo. Paola, il tuo viaggio partirà proprio qui da, da Ivrea, eh, la città che per tanto tempo ti ha visto fare tante attività, ma come è nata questa volontà di realizzare un'impresa come, come questa? Diciamo che sì, parte da Ivrea innanzitutto, quindi la partenza e l'arrivo. Da Ivrea eh, l'idea di fare mh, questa cosa parte da una mia passione che ho da sempre per lo sport e per il viaggio. Facendo, quindi cercando di realizzare questa impresa ho cercato di coniugare le mie due passioni più grandi che sono appunto il viaggio fin da quando ho 18 anni ho sempre cercato di viaggiare viaggiare zane in spalle quindi un tipo di viaggio che ti porta a ehm, avere un contatto con, con le persone che ehm, è un contatto totalmente diverso da quello che tu potresti avere ehm, con, viaggiando o in eh, villaggi o comunque ehm, facendo cose un po' più commerciali invece con, quando viaggi per te con le zane in spalle riesci a entrare totalmente nella cultura dei posti in cui vai a, che vai a vedere e poi da sempre ho una passione per lo sport, eh, ho sempre, arrivo da un passato di alpinismo e di triathlon e da due anni a questa parte mi dedico al ciclismo, quindi da un anno, quindi da quando ho deciso di progettare questa impresa che faccio, mh, vado in bici tutti i giorni per cercare di raggiungere questi 220 km al giorno di pedalata, anche perché è una pedalata diversa da quella che potrebbe essere qua perché sono posti sconosciuti con meteo e condizioni di tutti i tipi e quindi devo cercare di riuscire ad affrontare questi 145 giorni nel migliore dei modi. Un'impresa a cui hai dato un nome importante che è poi anche il nome che ti accompagna su facebook sul tuo sito Keep Brave di Paola Gianotti come mai la scelta anche di questa denominazione questo titolo diciamo così di presentazione? La scelta che breve vuol dire innanzitutto tieni duro, anzi qualche Piemontese qualche paredese mi ha detto, l'ha tradotto come molanen. <ride> e, ed effettivamente vuole essere un tieni duro in tutti i sensi, quindi vuole essere per me un tieni duro non smettere mai di pedalare e vuole un po' essere anche un'esortazione ai giovani che in questo momento stanno trovando difficoltà con il lavoro, eccetera. E quindi è un po' un'esortazione per cercare di continuare a crederci sempre nelle proprie passioni e nelle, nel lavoro senza. Ehm, smettere mai appunto di, di crederci e quindi continuare a tenere duro Un'esortazione un che tra l'altro ti ha vista protagonista in prima persona al momento che tu stessa ci raccontavi che purtroppo la crisi che colpisce Ivrea in qualche modo in un recente passato ha colpito anche te quindi c'è sempre uno sbocco anche laddove si vede proprio non si vede più la luce diciamo sì, esatto, io avevo una società acqua Ivrea che organizzava eventi culturali e sportivi e l'ho tenuta in piedi per quattro anni e poi a causa della crisi l'ho dovuta chiudere e quindi ho cercato di ricrearmi qualche cosa di mio per eh, non stare a casa <ride> e comunque per, per riuscire a dare una, una svolta. E, mh, effettivamente e sono riuscita, quindi sono contenta e soddisfatta perché ho creato qualcosa di mio da sola e sono riuscita a creare questa impresa bella, che appunto, come ti dicevo, non è solo sportiva, ma avendo anche tanti progetti, anche umani e sociale. Qual è stata la risposta del territorio a questa tua iniziale presentazione di questo progetto così ambizioso? Ma c'è stato sicuramente tanto entusiasmo soprattutto da parte degli amici e da parte delle persone che mi conoscono c'è stato tanto aiuto dalle persone, chi mi ha fatto il sito chi mi ha fatto il logo chi mi ha aiutato a creare il nome e quindi ho avuto tanto aiuto da queste persone e, e questo mi ha anche nei momenti di maggiore sconforto mi ha portato a dire allora ci devo credere devo anche farlo un po' per loro e anche su Facebook sto avendo tantissimo Seguito anche da persone che non conosco, quindi da persone da tutta Italia che nel momento in cui io magari cedo un po', mi dicono: no, lo devi fare perché è una cosa bellissima. E noi ti seguiremo per tutto il viaggio perché ci fai sognare anche un po' noi e quindi non, non, non posso smettere: devo tenere duro fino in fondo. Un viaggio che ricordiamolo toccherà. Quali tappe? Allora, eh, farò tutta l'Europa. Quindi partendo da Ivrea eh, arriverò fino a Lisbona. E, mh, quindi facendo tutta la costa, mh, seguendo tutta la costa, costa dell'Italia, la costa della Francia, della Spagna per arrivare fino a Lisbona, poi traghetterò eh, via aereo mh, in, a Buenos Aires, quindi in Argentina. Farò tutta l'Argentina per scavallare le Ande e arrivare in Cile e poi attraverserò tutta la costa del Sud America, eh, quindi Cile, Perù ehm, e fino ad arrivare in Ecuador. Dall'Ecuador prenderò il volo, arriverò a Miami e farò tutto il costo su coste da Miami fino a San Francisco e poi da San Francisco eh, voleremo fino eh, in Nuova Zelanda, attraverseremo la Nuova Zelanda per poi passare in Australia. In Australia attraversiamo tutta la costa da Brisbane a Perth per poi fare l'ultima parte in Asia eh, facendo il Vietnam, la Cambogia e la Thailandia. E poi tornerò in Italia attraverso tutta l'Italia dal sud al nord e quindi terra di casa. Un viaggio che partirà ricordiamolo quando? Il 19 di ottobre di quest'anno, quindi tra due mesi e mezzo e durerà 145 giorni? Sì, l'obiettivo sono 145 giorni per fare il Guinness, perché la ragazza che l'ha fatto precedentemente ci ha messo 152 giorni, quindi io adesso lo sto pianificando in 145. Il Guinness che tra l'altro ci raccontavi, ha delle regole abbastanza ferme? Eh, perché appunto noi eh, chiaramente come molti profani, diciamo, relativamente a questo tipo di Guinness eh, eh, non sappiamo se poi fosse effettivamente su tutto su terra invece tu ci hai raccontato esattamente come si compone sì, il Guinness ha delle regole ben precise, eh, devono essere fatti 30.000 km eh, di spostamento in bicicletta e almeno 10.000 o in nave o in aereo, come uno preferisce di fare. E, mh, bisogna partire dalla stessa città e arrivare nella stessa città, quindi io partirò e arriverò ad Ivrea, bisogna utilizzare lo stesso telaio della bicicletta, quindi non può essere mai cambiato se non alcune componenti, però il telaio deve essere quello e poi bisogna toccare due antipodi. Eh, opposti e quindi e bisogna girare in un unico senso quindi se si va verso est bisogna sempre procedere verso est, se si va verso ovest sempre verso ovest, quindi sono regole molto precise e inoltre una volta che si, che si rientra eh, tutto quello che viene, c'è cioè una documentazione ben precisa che deve essere mandata perché Guinness fa mh, un controllo incrociato tra il percorso che viene fatto su GPS e gli scontrini le ricevute, tutto quello che viene tenuto durante il viaggio, quindi sono molto fiduciosi giustamente per, per verificare che il percorso sia stato eh, seguito correttamente. E nel pianificare il viaggio hai tenuto conto quindi anche delle condizioni climatiche dei vari paesi che attraverserai? Sì, assolutamente, ho tenuto conto del clima, tendenzialmente sarà eh, clima sempre primaverile ed estivo, è l'unica parte autunnale, la prima parte iniziale che faccio e poi il rientro in Italia. E anche la parte americana sarà una parte un po' più fredda, però comunque con temperature dai 20 ai 25 gradi, quindi saranno comunque temperature abbastanza calde, anzi quasi all'eccesso. Perché in Australia e in Asia sarà estate piena e con una, un alto grado di umidità, un alto tasso di umidità. E quindi non sarà più faticoso così. Sì, sicuramente è un po' più faticoso, però ehm, preferisco l'estate e il caldo che non l'inverno, quindi riesco a pedalare meglio con, con il caldo. Per quanto riguarda invece il discorso sponsor, sei riuscita a trovare degli sponsor che ti appoggiassero in questa impresa? Ho trovato parte degli sponsor, non sono ancora riuscita a coprire tutti i costi. Eh, penso che siano due le imprese, una è <ride> fare i 30.000 km di bicicletta e l'altra è, è trovare gli sponsor, è una parte molto difficoltosa anche per visto il periodo di crisi, eh, però qualche, qualcuno che, che ci ha creduto e che mi sta sostenendo l'ho trovato e spero ancora di trovarne fino alla partenza. E per quanto riguarda invece lo staff che ti accompagnerà in questo viaggio? Lo staff sono tre amici eh, che saranno dietro insieme a me e che mi stanno aiutando già adesso nell'organizzazione e nella logistica. E, mh, appunto noi viaggeremo in camper. Quindi non, dietro, non ci fermeremo a dormire in hotel o in albergo, ma avremo, affitteremo i camper nei continenti in cui ci spostiamo e dormiremo sul camper perché è un mezzo molto più comodo. Quindi nel momento in cui io sto bene posso fare più chilometri, il camper si può spostare e mi può seguire, nel momento in cui magari ho la giornata in cui non sto tanto bene posso fermarmi prima e quindi non ho nessun vincolo eh, come albergo. Quindi loro mi seguiranno per, per, tutti, e tre, per tutti e cinque mesi. Ci dicevi che però anche in questo appunto sono degli amici e una cosa che un po' ti frenava psicologicamente è il fatto di non avere uno staff tecnico alle spalle come invece è capitato in passato ad altri concorrenti. Cioè. Sì, diciamo che mi sarebbe piaciuto avere uno staff eh, con un medico, un fisioterapista e qualcuno che seguisse l'alimentazione, però questo comporta tantissimi costi e quindi ovviamente non avendo un grandissimo supporto di sponsor eh, non riesco ad avere dietro uno staff eh, così qualificato e quindi mi baserò <ride> su un supporto più umano che non eh, tecnico, però sì, tante persone che sono partite prima avevano degli staff eh, Molto qualificati. E, ehm, tanti, magari, nel, che sono un po' profani, diciamo in queste imprese, pensano che chi decida di affrontare un'impresa del genere magari sia. Uno spiazzato diciamo che non abbia niente da fare, invece ricordiamo che Paola è laureata anche in economia e commercio e è fidanzata, di conseguenza comunque eh, ha una solidità anche a, dal punto di vista psicologico. E tu di tutto questo porterai come tue esperienze e come supporto forte psicologico anche durante il tuo viaggio. Assolutamente sì, penso che sì, la parte sentimentale <ride> verrà insieme a me e la parte mia professionale, quindi il mio background professionale mi è servito tantissimo, penso che senza di questo non sarei riuscita a organizzare un'impresa di questo genere e quindi tutta la parte organizzativa dei quattro anni della società mi ha aiutato tanto per sapere come muovermi anche nella ricerca di sponsorizzazioni e la laurea in economia altrettanto, quindi sicuramente è stato un background importante importante eh, per creare un eh, progetto con dei contenuti perché se no uno parte senza avere un obiettivo e senza sapere quando tornare invece in questo caso essendo così strutturato tutto quello che ho fatto prima è stato fondamentale cosa che ti che in tutto questo magari ogni tanto ti blocca o ti può creare qualche momento così di sconforto ma la parte più di sconforto è forse il supporto economico che tante volte manca perché mh, tantissime aziende, tantissimi responsabili marketing eh, mi dicono che è un progetto bellissimo, quindi c'è tanto entusiasmo da parte loro, però magari mi rispondono che devono investire nel calcio e in altri sport e questo blocca ed è molto demotivante. E per il resto c'è tanto entusiasmo, c'è tanta passione, quindi non, non mi faccio frenare da nulla, però la parte più demotivante è la parte di, di supporto economico. Tra l'altro ci raccontavi che da poco hai scoperto che avrai anche. Eh, ci sarà un'altra ragazza che tenterà di realizzare la tua stessa impresa, un inglese, giusto? Però chiaramente i supporti all'estero sono diversi che in Italia. Sì, esatto. Sì, c'è un'altra ragazza che parte più o meno nel periodo in cui parto io, che è inglese e lei ha molto supporto economico. E diciamo che l'attenzione che c'è verso questa tipologia di imprese all'estero è molto diversa da quella che ci può essere eh, in Italia. In Italia c'è molta visibilità per alcuni sport, e tante altre cose sono, che sono più di nicchia, ma che comunque hanno il loro valore, eh, forse sono, sono meno considerate. Questo è un peccato. Tu porterai il nome di Ivrea che fino ad ora diciamo, eh, aveva sorvolato gli oceani per altre cose, magari per l'informatica, tu invece eh, sarai l'orgoglio e porre di e porterai il nome di Ivrea in tutto il mondo veramente. E in tutto questo la città di Ivrea, proprio il comune anche di Ivrea ha risposto in qualche modo. C'è stato molto entusiasmo dal comune di Ivrea per quello che sto facendo. Però per il momento non c'è stato un grande supporto eh, a livello logistico, comunque di supporto economico. Diciamo che speravo di avere un supporto un po' più sostanzioso e magari adesso con, con il nuovo assessorato speriamo che, <ride> che si riescano da, ad ottenere più risultati. Di cosa avresti ancora bisogno in questa tua impresa? Eh, sicuramente di una grossa fetta di sponsorizzazioni, e quindi tutto il supporto che si riesce ad avere anche perché è un progetto che dà molta visibilità infatti anche a livello nazionale ho, mi hanno chiamato media eh, nazionali per fare interviste eccetera e quindi ci sarebbe una grande visibilità per le aziende perché sarebbe un'azienda che, che gira per, per tutto il mondo con il nome e con un'impresa bella comunque e quindi diciamo che la parte più grande che mi manca in questo momento è una, una parte di supporto economico, infatti sto cercando di vendere le tappe, e quindi ho diviso il mio percorso, i miei 30.000 km eh, nelle mie 145 tappe e adesso sto cercando di vendere a privati o aziende o ristoranti in modo che chi mi vuole supportare comunque riesca a farlo. Bene, quindi questo è un appello che lanciamo noi come TIC Web TV e come Diesi, anche noi come Realtà Epporediese che comunque non molla, anche noi facciamo nostro questo tuo motto Keep Brave, non molliamo nemmeno noi, quindi ti supporteremo naturalmente in questo viaggio con Paola nei prossimi mesi, eh, lo vedrete, la, la riascolteremo naturalmente prima della sua partenza, vedremo di realizzare un progetto importante. Importante, che potrà seguirla durante il suo percorso. Quindi noi magari diventeremo i tuoi primi sostenitori, Paola. Quindi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Ci troveremo naturalmente ancora prima della tua partenza, così ci aggiornerai sugli ultimi dettagli di questa impresa. Per ora, in bocca al lupo, tu naturalmente continuerai ad allenarti fino all'ultimo, giusto? Sì, esatto, anche in questo periodo caldo estivo. <ride> sì, sì, grazie, crepi il lupo e grazie mille di tutto. Bene, allora, a presto con Paola Gianotti. Keep Brave, <ride> keep brave.